Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora Premananda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gora Premananda. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada Goranitai Jaya, Goranitai Jaya, Goranitai Jaya, Goranitai. Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jai Baladeva Jai Subhadra. Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Shri Prabhupada ki jai. Dayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Jagat Guru Mahapatita Pavana Shri Prabhupada ki jai. Dayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sata Shri Srimad Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nama Acharya Shri Haridasa Thakur ki jai. Premsiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasudi Gaura Bhatta Vrinda ki jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki jai Shri Vrindavan Dham ki jai Shri Mayapur Dham ki jai Shri Jagannath Puri Dham ki jai Shri Dwaraka Dham ki jai Ganga Mai ki jai Jamuna Mai ki jai Bhakti Devi ki jai Tulasi Devi Maharani ki jai Sama Veta Bhatta Vrinda ki jai Shri Prabhupada ki jai, Shri Shri Gornitai ki jai, Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadraji ki jai, Shri Shri Radha Madhava ki jai, Hare Krishna Mamantra ki jai,
Harinam Sankirtan Jagyaki Jai, Gora Brimanandia di Adibom. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie a Shri Guru e Shri Goranga, tutte le glorie ce la preoccupano. Namaste Narasimhaya. La da la da da ya ine. Hiranyakashipurbakshaya. Shilatam kanakalaaye. To Narasimha parato Narasimha. Yato yato yamitato Narasimha. Bahir Narasimha vidaye Narasimha. Narasimha madim sharanam prapade. Narasimha madim charanam prapade. Tava kara kamala varena kama bhuta shringa. Dalita Hiranyakashipur tanubringam. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Shabadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Shabadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Narasimha Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gora Premanandi, Hari Adibo. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari.
Sayurada Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Chodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Chamunatiravana Chahari Jamuna Tiravana Chahare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tiravana Chahari Jamuna Tiravana Chahari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tiravana Chahare Jamuna Tiravana Chahare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo
Radha Kunjabi Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora prima Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Jayo Prabhupada. Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Shri Prabhupada ki jai, Shri Shri Radha Madhava ki jai, Pura Premanande Hariharibo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lo leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, dal decimo capitolo, intitolato L'opulenza dell'assoluto, il verso numero 19. Sri Bhagavan Uvacha. Hanta te katayishyami. Anta te katayishyami. Anta te katayishyami. Divya hi atma vibhutaya. Divya hi atma vibhutaya. Divya hi atma vibhutaya. Pradanyata kuru shrestha. Pradanyata kuru shrestha. Pradanyata kuru shrestha. Nasti anto vistarasya me. Nasti anto vistarasya me. Nasti anto vistarasya me. Sri Bhagavan Uvacha. Hanta te katayishyami. Divya hi atma vibhutaya. Pradanyata kuru shrestha. Nastyanto vistarasya me. Shri Bhagavan Uvacha. Hanta te katayishyami. Divya hi atma vibhutaya. Pradanyata kuru shrestha. Nastyanto vistarasya me. Shri Bhagavan Uvacha. Hantate katayishyami. Divya yatma vibhutaya. Pradanyata kuru shrestha. Nastyanto vistarasya me. Shri Bhagavan Uvacha. Hantate katayasyami. Divya yatma vibhutaya. Kuru shrestha. Nastyanto vistarasya me. Sri Bhagavan Uvacha.
Antate katayishyami. Divyayatma vibhutaya. Pradanyata kuru shrestha. Nasyanto vistarasyame. Sri Bhagavan Uvacha, la Suprema Personalità di Dio disse: Cosa che ci vedo? Che c'è su quello in italiano? No, Anta? Ma come ha tradotto? Anta, sì, te, a te, katayishyami, parlerò, divya, divine, hi, certamente, atma vibhutaya, opulenze personali. Pradhanyata, principalmente. Kuru Shrestha, o migliore dei Kuru. Na asti, non c'è. Anta, limite. Vistarasya, alla loro estensione. Me, mie. Traduzione. Il Signore benedetto disse: sì, io ti parlerò delle mie splendenti manifestazioni, ma solo di quelle che sono prominenti, Arjuna, perché non c'è limite alla mia opulenza. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Non è possibile comprendere la grandezza di Krishna e delle sue opulenze. I sensi dell'anima individuale sono imperfetti e non le permettono di comprendere la totalità di tutto ciò che riguarda Krishna. Ciò nonostante, i devoti cercano di comprendere Krishna, ma non basandosi sul principio che saranno in grado di comprendere Krishna completamente a un certo momento specifico nel tempo o in un qualche particolare stadio della vita. Anzi, gli argomenti stessi che riguardano Krishna sono così gustosi che per loro appaiono come nettare. Quindi loro prendono piacere nel discuterne, nel discutere dell'opulenza di Krishna e delle sue diverse energie. I puri devoti ottengono un piacere trascendentale. Quindi loro vogliono ascoltare e parlare di essi. Krishna sa che le entità viventi non comprendono l'estensione delle sue opulenze, quanto grandi siano le sue opulenze. Perciò egli acconsente a indicare solamente le manifestazioni principali delle sue differenti energie. La parola pradhanyata, principali, è molto importante perché noi possiamo comprendere solamente un po' dei dettagli principali del Supremo Signore,
perché i suoi aspetti sono illimitati. Non è possibile comprenderli tutti. E Vibhuti, così come usato in questo verso, si riferisce alle opulenze attraverso le quali egli controlla l'intera manifestazione. Nel dizionario Amarakosha è dichiarato che Vibhuti indica opulenza eccezionale, un'opulenza eccezionale. L'impersonalista o il panteista non può comprendere le opulenze eccezionali del Supremo Signore né le manifestazioni della sua energia divina. Sia nel mondo materiale che nel mondo spirituale, le sue energie sono distribuite in ogni varietà di manifestazione. Ora Krishna sta descrivendo che cosa può essere percepito direttamente dall'uomo comune, perciò parte della sua energia così variegata è descritta in questa maniera. Leggiamo il verso insieme. Il Signore benedetto disse: sì, io ti descriverò lo splendore delle mie manifestazioni, ma solamente di quelle che sono prominenti, o Arjuna, perché le mie opulenze sono illimitate. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Devi Guravani Facharide Nirvesesha Sunyavadi Pascete Deshatrine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Rammento che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può anche collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com. E cliccare sul collegamento diretto a Terni, all'interno troverà anche una chat dove chi vuole, se vuole, può scrivere delle domande alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Noi ci troviamo in strada del Gioglio numero 47 a Terni, appena sopra il nuovo edificio dei Vigili del Fuoco, la zona di Colle dell'Oro. Non è facilissimo trovarla, ma neanche difficilissimo. Quindi se qualcuno si trova qui intorno nei paraggi e vuole venire, può venire, strada del Gioglio 47. La stiamo leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è. Di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, acharya fondatore del movimento internazionale per la coscienza di Krishna. La Bhagavad Gita contiene tutte le domande, tutte le risposte che ogni essere umano di questo universo può porsi, anzi dovrebbe proprio porsi. Quindi contiene perfette domande e perfette risposte. Perfette domande perché le domande sono poste da una anima realizzata, una persona che non è soggetta alle influenze e ai condizionamenti della natura materiale, quindi non è soggetta a tutte le difficoltà causate dall'avere sensi imperfetti, dal essere soggetti all'illusione. Prendiamo lucciole per lanterne, no? Abbiamo i sensi imperfetti, prendiamo se guardiamo il sole ci sembra un dischetto piccolino così, luminoso, mentre invece sappiamo che il sole... Prendiamo lucciole per lanterne, questo significa
essere soggetti all'illusione, perché abbiamo i sensi imperfetti. Quindi siamo anche soggetti all'errore, a commettere errori. Anzi, nessuna attività degli esseri umani, che sia un'attività grossolana, cioè fisica o sottile, di pensiero, può essere priva di errore. L'errore è presente proprio come componente, come DNA, poiché abbiamo i sensi imperfetti, non possiamo raggiungere conclusioni perfette. E per questo, inconsapevolmente, a volte, e consapevolmente altre volte, abbiamo la tendenza ad imbrogliare, ad ingannare gli altri. Praticamente, senza rendercene conto, ogni volta che diciamo secondo me, stiamo manifestando questa tendenza ad ingannare. Ogni volta che manifestiamo la nostra opinione, o l'opinione di qualche persona che comunque è un'anima condizionata, come noi, stiamo praticamente manifestando la nostra tendenza ad imbrogliare, anche se non ce ne rendiamo conto. Perché qualunque cosa noi si possa presentare, qualunque opinione si possa avere, qualunque conclusione noi si possa raggiungere, contiene errori. Quindi quando noi proponiamo la nostra opinione, se fossimo consapevoli già a monte che è errata, in quanto contiene errori, non lo faremmo. Perché, per esempio, se qualcuno che ci sta ascoltando, magari si lascia convincere, abbiamo convinto qualcuno di qualcosa che comunque è sbagliato. Per quanto possa essere vicino alla verità, se contiene l'errore, specialmente in particolare quando si tratta di argomenti che riguardano la vita spirituale, o meglio, la vita, perché non esiste la vita materiale. Nel senso che la materia non produce la vita. Tutti coloro che insistono a dire che la materia produce la vita, ad oggi non sono mai riusciti a portare neanche una piccola evidenza insignificante, microscopica. Quella cosiddetta scienza attuale, moderna, sono più di 200 anni che cerca di dimostrare che la vita viene dalla materia, e continuano a dire un giorno dimostreremo. Lo danno per scontato, quindi non è che si mettono a cercare in un'altra direzione, no, perché danno per scontato che esiste solo la materia, e quindi la vita viene dalla materia, e quindi si accaniscono, incaponiscono a cercare la vita come un prodotto delle reazioni di sostanze chimiche, e nonostante qualunque tipo di esperimento abbiano fatto, ha prodotto il risultato opposto, sempre, non vi fate imbrogliare da queste notizie che ogni tanto bombastiche che vengono fuori, creata la vita in laboratorio, poi muoiono come fuochi d'artificio, pom 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 pom, pom 2 minuti, finito, 4 ultimi botti finali e poi finito, non se ne parla più, perché non è vero, non è assolutamente vero, se poi vi prendete la briga di andarvi ad approfondire meglio quella informazione, quella pseudo-informazione, vi accorgete che in effetti non era ciò che il titolo prometteva. Quindi, nonostante tutti i tentativi di dimostrare che la vita è un prodotto della reazione di sostanze chimiche siano falliti, comunque, a causa di questa fede cieca, questa scienza fideistica, questa fede cieca che prima o poi troveremo questa vita dentro la... Smontano gli esseri viventi nella vivisezione, li smontano per cercare la vita, l'unica cosa che succede è che a un certo punto si rompono e la vita scompare. Allora via, le buttano, ne prendono un altro, lo smontano per vedere come i bambini che giocano con i giocattoli per capire come funzionano. Però non trovano, no? Hanno questa fiducia così forte, così cieca, al di là di ogni evidenza, no? Perché poi una teoria si forma, un'ipotesi
Una teoria si forma dopo aver fatto delle osservazioni, uno osserva, dall'osservazione si forma delle ipotesi e costruisce una teoria. Una teoria sarebbe una sequenza di verità. Se questo è vero, allora è vero questo, allora è vero questo e così via. Nonostante tutte le evidenze portino sempre al contrario, no, non esiste nient'altro che la materia, quindi per forza la vita, adesso, prima o poi, a forza di scavare, la troveremo. Sono più di 200 anni che ci stanno provando questi moderni, i moderni. I moderni sono più di 200 anni. Non gli passa neanche per la testa che forse, forse è un'evidenza il fatto che tutti gli esperimenti conducono a un risultato negativo, forse quella è l'evidenza che non è così. Cioè che la vita non viene dalla materia. No, assolutamente no. Quindi, specialmente quando si presentano argomenti o opinioni su ciò che riguarda la vita, ciò che riguarda la vita riguarda direttamente noi, noi siamo persone, siamo vivi, noi siamo consapevoli di esistere, ci rendiamo conto di esistere, percepiamo la nostra stessa esistenza, noi siamo vivi. Quindi chiunque affronta questi argomenti, ogni volta che dà la propria opinione, imbroglia. Possiamo dire che nel mondo ci sono due categorie, gli imbroglioni e gli imbrogliati. Poi ci sono gli imbrogliati che sono imbroglioni a loro volta. Quali sono gli imbrogliati e imbroglioni? Sono quelli che vogliono qualcosa che vale tanto a poco prezzo, a buon mercato. A volte nelle piazzole dell'autostrada, nelle autogrill dell'autostrada, arrivano questi personaggi misteriosi, un po' loschi, che ti fanno vedere il Rolex Watch, Rolex d'oro. Vuoi prendere questo Rolex d'oro? E quanto costa? Quanto c'hai? Fammi vedere. No, 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 metti giù. Questa è roba che non bisogna far vedere. Roba rubata. Non bisogna farla vedere. Non te la fanno guardare bene. Che magari se giri dietro c'è scritto watch con la U. A volte c'è scritto watch con la U. 500 euro. Ma non ce l'ho. 300 euro. Ma non ce l'ho. E quanto c'è? 40 euro. Va bene, dammi 40 euro. Allora, chi è che può essere così onesto da pensare che con 40 euro prende un Rolex d'oro, giusto? No, quindi non è che ci sono gli imbroglioni e gli imbrogliati in quel caso ci sono due imbroglioni, perché chi vuole prendere qualcosa a buon mercato, sapendo che vale invece molto, molto, molto di più, tanto, tanto, è anche lui un imbroglione. Allora chi vuole continuare a pensare, chi accetta queste conclusioni che la vita è un prodotto della materia, perché? Perché gli sta bene così, perché preferisce non pensare che ci possa essere qualche altra cosa che poi mi carica di responsabilità ulteriori, no? Divento, dopo ho più responsabilità, allora non voglio saperlo, mi basta così, va bene, sono convinto di quello che dite, che la vita viene dalla materia, mi basta così. Anche loro non sono sinceri. Quindi questa tendenza a imbrogliare gli altri è una caratteristica intrinseca dell'anima condizionata. C'è chi ne è consapevole, chi non ne è consapevole, comunque è presente lì. Perciò questo libro, la Bhagavad Gita, non contiene domande fatte da un'anima condizionata, da una persona comune, ma da un'anima realizzata, che non è soggetta a queste imperfezioni. Praticamente un abitante del mondo spirituale, praticamente. E a chi le rivolge le domande? Le rivolge a Krishna. Chi è che risponde? Krishna risponde. Chi è Krishna? Krishna è la suprema personalità di Dio. Abbiamo letto anche questo verso. Inizia così. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan. Bhagavan significa il supremo, colui che possiede tutte le opulenze. Che anche egli non è soggetto, ovviamente, alle imperfezioni, alle illusioni causate dal contatto con l'energia materiale. Qualcuno potrebbe dire, ma Krishna è il vostro Dio. Allora la domanda che segue, allora qual è, se non è Krishna Dio, chi è Krishna? O meglio, se Krishna non è Dio, allora Dio chi è? Tutti sono veloci a volte a dire non è, è il vostro, questa è la vostra fede, questo ci credete voi, ma
Per voi è così, ma per me, per te com'è? Allora, qual è? Chi è Dio? Se non è Krishna, chi è? No, possiamo anche, visto che sono già le 7:05, possiamo anche... Chi? Ci sono domande? No, su questo argomento? C'è qualche domanda su questo argomento? Ci sono domande su questo argomento via internet? Non su questo argomento. Sì, c'è una domanda dell'altra volta di Pietra che non abbiamo fatto in tempo a leggere. Si può avere una particolare preferenza per una divinità? No, no, adesso su questo argomento. Per quelle che non sono su questo argomento, alla fine, quando finiamo. Quindi se Krishna, se Dio non è Krishna, chi è? Quale, in quale parte del mondo, in quale scrittura è descritto come è fatto Dio? Come è fatto Dio, come è fatto il mondo spirituale, qual è il suo nome, la sua forma? Prendiamo il nome, per esempio, il nome. Cioè, il nome di Dio è Krishna. Questo non è il nome, non è un nome esotico, indiano, di una qualche lingua aliena, straniera, di un'altra tradizione, no. Questo suono, Krishna, nella lingua sanscrita, che a parte qualche voce fuori dal coro, isolata, anche i ricercatori materialisti sono concordi nel dire che è la radice praticamente delle lingue che esistono oggi al mondo. La maggioranza è d'accordo, si ritrovano nelle varie lingue, la radice si ritrova dentro la lingua sanscrita. Nella lingua sanscrita, che non è una lingua di una particolare tradizione o di una particolare civiltà, di una zona particolare di questo mondo, il nome Krishna significa, proprio letteralmente, significa infinitamente affascinante. È in grado di attrarre chiunque. Allora, quale altro nome più completo può esistere per la suprema personalità di Dio, di Krishna? Poi facciamo un esperimento, facciamo una prova. Proviamo a usare la nostra fantasia per trovare un nome che possa essere più completo di questo. Proviamoci. Però io no, ci provo io. Allora. Io nella Bibbia c'è scritto che Dio... No, la domanda è, troviamo un nome, un nome più completo, Gesù, che contenga un nome più appropriato per la suprema personalità di Dio, per la divinità suprema, un nome più appropriato di infinitamente affascinante, colui che è in grado di attrarre chiunque, perché ogni nome indica un aspetto, una qualità, un'attività, cioè ogni nome con il quale ci si rivolge a lui contiene un significato, no? Ogni nome contiene un significato. Allora, quale nome contiene un significato più completo per rivolgersi alla suprema persona di infinitamente affascinante, colui che è in grado di attrarre chiunque? Dio è sicuramente infinitamente affascinante, però quando è venuto... Però non cercare di sfuggire alla domanda, rispondi alla domanda, rispondi a questa. Quale altro... Il nome... Usiamo anche sì, un po' di fantasia. Quale nome potremmo utilizzare per indicare la persona suprema, che un nome più potente, il cui significato misericordioso. Misericordioso. Allora, per coloro che sono attratti dalla misericordia, per essere infinitamente affascinante, deve anche essere più misericordioso, altrimenti non potrebbe essere più affascinante, il più attraente. Cioè, però... se io sono attratto dall'aspetto della misericordia,
è chiaro che lui lo deve contenere. Quindi il nome Krishna contiene anche il significato di più misericordioso, perché altrimenti non sarebbe completo, non sarebbe infinitamente affascinante. Perché se non fosse infinitamente misericordioso, coloro che sono attratti da questo aspetto della misericordia, lui è così misericordioso, non sarebbero attratti da lui, giusto? No, però tu mi vuoi portare su un altro discorso senza prima accettare quello che sto dicendo? No, io l'ho già accettato. Allora adesso andiamo a un altro argomento. No, però mi devi rispondere. Però non hai trovato un nome. No, mi devi rispondere a questa domanda. Perché quando viene, perché viene, giusto? Viene Dio? Lui appare quando gli appare, pare. Però quando lui è apparso, quando gli è piaciuto venire, quando ha voluto venire, mm-hmm. Lui è apparso e si è chiamato in un determinato nome. Una volta si è chiamato in un modo, una volta in un altro. Giusto? Certo. Quindi, quando è venuto in questa terra, 2000 anni fa... Perché differenti? Però allora non hai capito il concetto che abbiamo messo all'inizio. Sì, un altro nome è incluso lì dentro. Esatto. Quindi c'ha tanti nomi, no? Infiniti. Però tutti, il nome Krishna li riassume tutti. Infinitamente affascinanti. No, se tu dici, vabbè, in un modo come dire lo dici tu, significa che allora sei in grado di confutare questa cosa. Quindi prova a confutarla, provaci, perché se no, non ci provi... Dio sia infinitamente affascinante, se tu pensi, ma lo dici tu, però tu non pensi che cosa dici tu, allora è... Quindi no, però io lo posso chiamare con un altro nome, o lo devo chiamare per forza Krishna? No, tu lo puoi chiamare in come tutti vuoi. I nomi infiniti che lui possiede, però il punto è che questo nome Krishna non è un nome esotico di un altro Dio, di un'altra tradizione, o... Voi lo chiamate Krishna e noi lo chiamiamo in un altro modo. No, perché il nome Krishna include tutti. Buddha significa colui che possiede l'intelligenza infinita. La parola Buddha viene da colui che possiede la Buddhi. In sanscrito Buddha significa Bhumira, Pona, no, Vayoka, ma no, Buddhir significa intelligenza. Allora, non significa illuminato. La parola illuminato viene data perché è illuminato, perché è così intelligente che è illuminato dall'intelligenza, che vede le cose come sono e vede tutto per quanto è intelligente, perché intelligenza significa vedere anche al di là, anche il futuro. Intelligenza significa vedere anche la direzione dove uno va in base a ciò che fa, vedere anche il futuro, quindi è illuminato proprio. Però la parola Buddha significa intelligenza. È chiaro che per essere Krishna, infinitamente affascinante, deve essere anche infinitamente intelligente, quindi il nome Buddha è incluso dentro. Questo è il punto, che ci sono tanti nomi con i quali, esatto, finalmente. Attento. Noi che troviamo lui affascinante, lui che ama noi, che ama tutto. Quindi essendo lui colui che ama in maniera suprema, che è attratto dall'amore, è attratto da lui, perché lui è infinitamente affascinante in quanto è anche colui che ama in maniera suprema. Perciò, in ogni caso... ma è lui che ama, noi lo troviamo affascinante, cioè, perché siccome, lui ama. Se noi lo troviamo affascinante, perché lui ama tutti, possiede amore infinito, significa che anche il significato del nome, il più amorevole, è incluso nel nome Krishna. Questo è il punto, che questo nome è infinitamente affascinante, significa che include tutto, è bidirezionale. Se noi siamo attratti dal fatto che lui è così pieno di amore, quindi lo indichiamo con questo suono, con questo nome, lui è colui che ama in maniera suprema. Perché è sottile la differenza, ma neanche tanto. Cioè, dire che Dio è amore è denigratorio, è sottilmente denigratorio, per i devoti è grossolanamente denigratorio, per le persone... Infatti io ho detto Dio ama, non è amore. Capito? Allora, Dio quando ama. Noi siamo attratti da questo aspetto, dal fatto che lui è così pieno di amore e ama tutte le entità viventi, significa che il nome infinitamente amorevole è incluso nel nome Krishna, perché è un'attrazione. In altre parole, il suo aspetto, diciamo, completo, e l'aspetto che lo indica in maniera completa, è questa sua capacità di attrarre. Lui attrae a sé tutto. Infatti, la differenza fra Krishna e tutto il resto, e tutti gli altri, è che Krishna mantiene tutto e tutti. E tutti gli altri, e tutto il resto, invece, è mantenuto e mantenuti. Noi siamo tutti mantenuti, e lui mantiene tutti, sostiene tutti. In altre parole,
Questo serve per farci comprendere che noi non abbiamo un'esistenza indipendente. Non è che io sono io, Krishna è Krishna, io ho la mia vita indipendente, anche se lui non esistesse, io esisterei lo stesso, e quindi sono attratto da lui per il fatto che lui mi ama. Io non esisto se lui non c'è, così come per esempio i fotoni di questa luce che esce dalla lampada non ci sarebbero se non ci fosse la luce della lampada che li sostiene, cioè la sorgente. La sorgente sostiene la luce e sono due diversi aspetti della stessa entità, in quanto non si possono dividere. Così Krishna e tutte le entità viventi sono due aspetti diversi della stessa entità, in quanto sono inseparabili. Allo stesso tempo, i fotoni non sono la sorgente, perché per esempio se utilizziamo l'esempio del sole, che è quello più chiaro, se qui dentro entrano i fotoni del sole possiamo sentire un po' di tepore, un po' di luce, ma se qui dentro entrasse il sole bruceremmo. Come abbiamo detto tante volte, passeremmo dallo stato solido a quello gassoso, ci sublimiamo nel senso della parola. Dov'è la differenza quindi? Nella potenza, nella quantità. Stessa qualità, differente quantità. E quindi qui si, come si può dire, qui si placa o si appiana il paradosso apparente di uno è differente, uno è vario o uguale è differente. Qui il paradosso scompare. Perché, e questo è ciò che anche il signore Chaitanya ha spiegato, che l'aspetto più elevato della comprensione, per quanto riguarda la comprensione della verità assoluta, è questo, questa veda avveda tattva, questa allo stesso tempo unità e varietà. Unità e varietà. Perché unità? Perché uno è in qualità, non c'è differenza. Perché varietà? Perché invece è differente in quantità. Quindi è uno perché non è separabile. Se non è separabile non può essere due, per forza uno. Non si può dividere, non si può separare, quindi è uno, è una entità. Allo stesso tempo, con vari aspetti, e quindi con tanta varietà. Quindi è uno e due nello stesso tempo. Cioè i monisti che dicono esiste solo uno, tutto è uno. Hanno ragione e torto nello stesso tempo. Perché non è vero che è soltanto tutto uno. Coloro che seguono la filosofia Advaita. E invece coloro che seguono la filosofia Advaita, coloro che dicono che no, c'è Dio e ci siamo noi, c'è Dio e ci sono le anime, hanno ragione e torto nello stesso tempo. Perché non si possono separare Dio e le anime, in quanto le entità viventi non esisterebbero se non ci fosse Lui che le sostiene. È sbagliato, noi abbiamo questa vaga percezione a volte, per coloro che sono un po' più pie, persone più pie, non grossolanamente atee, no? Questa vaga percezione che io sono stato creato da Dio. Sono stato creato da Dio. Questo modo di pensare, un modo di pensare imperfetto, perché? Perché è contaminato dall'influenza della percezione del tempo. Noi siamo immersi nel tempo, siamo proprio immersi dentro. A livello materiale nessuna azione è possibile senza il tempo, anche solo spostare una mano da qui a qui nello spazio, se io devo spostare una cosa da un punto a un altro ci vuole tempo, prima era lì e adesso è qui, prima e dopo, no? Quindi questa influenza del tempo ci condiziona continuamente, continuamente, costantemente. Quindi quando noi pensiamo Dio mi ha creato, è un pensiero imperfetto, contaminato da questa influenza del tempo. Non è che Dio ci ha creato. La parola creazione implica proprio l'influenza del tempo. È che Krishna ci sta emanando. Ora, in questo istante, noi stiamo emanando da Lui. Così come la luce in questo istante sta emanando dalla lampada. Non è che la lampada si accende, emana la luce, poi la lampada se ne va e la luce rimane qua. No. Quindi a volte è anche sciocco farti la domanda, ma Dio esiste?
È ovvio, se io sono... Tutti siamo d'accordo, tutti, tutti siamo d'accordo, nessuno si lamenta quando si usa la parola energia. Tutto è energia, ultimamente certo, tutto è energia. Tutti sono d'accordo. Però nessuno collega immediatamente, istantaneamente, la parola energia alla parola energetico, cioè alla fonte di energia. Se c'è l'energia, c'è anche la fonte. Un esempio di energia che non abbia una fonte qual è? Uno può dire non la vedo, ma io non vedo neanche la centrale elettrica di Galleto, qua della Scala delle Marmore. Però io lo so che se c'è questa luce accesa, se la luce illumina questa stanza è perché là c'è la centrale, c'è il generatore. Se non ci fosse il generatore, se quello non si spegnesse, si spegnerebbe anche questo. Quindi mai mi verrebbe in mente di pensare che questa luce esiste a prescindere dalla fonte. No, non esiste a prescindere. Non è che la centrale di Galleto ha generato l'energia, la luce, e adesso se n'è andata, non c'è più, ormai la luce esiste. No, non è che l'ha creata. Costantemente la mantiene costantemente. Così Krishna ci mantiene costantemente. Noi esistiamo perché lui ci mantiene. Così come la luce del sole esiste perché il sole la mantiene. Quindi in questo stesso istante, perennemente, eternamente, nell'eterno presente, noi stiamo emanando da Krishna. Se noi comprendiamo questo, ci rendiamo conto che poi non è così lontano Dio da noi. Non è così, non è qualcosa di così astratto, vago, lontano, ma è presente, costante. Noi siamo costantemente legati a Lui, solo che ne abbiamo perso la consapevolezza, non ne siamo più coscienti. Nel momento in cui ne diventiamo coscienti di nuovo, ce ne rendiamo conto, quella si chiama coscienza di Krishna. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Questo movimento ha come scopo, come meta, quello di risvegliare in tutte le entità viventi questa consapevolezza, che Krishna è presente costantemente. Dio non è un argomento che riguarda la religione, non è uno ostaggio della religione. Non è che... Non è vero che la cosiddetta scienza moderna può dire non ci riguarda, perché questo Dio è argomento della religione, non della scienza. La scienza è un'altra cosa, ma è sciocco, è anche solo sciocco dire così. Sono persone sciocche quelle che dicono in questo modo, coloro che pensano così. È presente costantemente in ogni aspetto dell'esistenza, tutti gli aspetti dell'esistenza. Nulla esisterebbe se non ci fosse lui che in questo momento lo genera, lo emana. Anche tu c'hai il menisco rotto? Questo il corpo materiale si rompe. Sotto l'influenza del tempo si rompe. Si sfascia. Che c'è? C'è una domanda, visto che... Sì. Vorrei sapere se... Parla davanti al microfono, perché altrimenti non si sente. Così. Vorrei sapere perché... Krishna, Dio, si è manifestato in diverse forme e quindi anche con diversi nomi. Si è sentito? Perché Krishna, così come possiede infinite forme, infiniti nomi, possiede anche infinite forme. Ma tutte queste forme sono manifestazioni della forma originale, così come tutti i nomi sono manifestazioni del nome originale. Cioè il nome che contiene tutti i nomi, cioè la forma che contiene tutte le forme. Quindi Krishna, il nome di Krishna è il nome che contiene tutti i nomi, e la forma di Krishna è la forma che contiene tutte le forme. Perché si manifesta in varie forme? Perché in accordo al particolare divertimento, passatempo, anche se la parola divertimento e passatempo in italiano non è che proprio... alla particolare attività che lui manifesta per il suo piacere, è enfatizzato uno o un altro dei suoi aspetti, delle sue qualità. Per esempio, nel passatempo di Narasimha Deva, dove Krishna appare mezzo leone e mezzo uomo, Nara, uomo, Shimha, leone, come si chiamava quella storia? No, quello della foresta, Mowgli, come si chiamava? Il libro della giungla, no? Shimha. Mezzo uomo e mezzo leone. E che cosa ha manifestato in quell'aspetto? Ha manifestato la sua ira suprema. Quella è la forma dell'ira di Dio in persona.
È Krishna che manifesta, come per esempio a volte anche noi a volte ci adiriamo e manifestiamo una forma che è impregnata di ira, quando diventiamo adirati, no? Quando arriva Vilasa in Sarrabbia diventa una furia proprio, no? Quindi non è che quella è la sua unica manifestazione o il suo unico aspetto. Solo che in quel momento, fra tutte le sue qualità, sta manifestando in quella al di sopra delle altre, in maniera prominente. Così Krishna manifesta infiniti aspetti, perché ogni aspetto è manifestato in una particolare attività che lui manifesta per il proprio piacere. Non è che Krishna deve fare qualcosa, non è che Krishna deve lavorare o ci sono degli obblighi, uno pensa, Dio c'ha tante responsabilità, come farà? No? Lui, no. Soltanto con un piccolo luccichio di una sua unghia si manifestano tutti gli universi, quindi non ci sono bisogni. Lui non ha bisogno di fare niente, non ha nessuna responsabilità e principalmente non deve rendere conto a nessuno. Questo è caratteristico della persona suprema. Lui è proprio il supremo, nessuno è sopra di lui, nessuno è uguale e nessuno è sopra di lui, quindi lui deve rendere conto a nessuno. Già. Invece noi dobbiamo rendere conto. Invidia? Purtroppo però è così, se qualcuno nel sentire questa cosa prova quella caratteristica di colore verde che gli fa lasciare un po' di invidia, se la deve ringhiottire perché non può farci niente. Cerca di parlare in una lingua comprensibile al popolo. Senti, ma Krishna ti pare anche per le esigenze delle devoti anche? Krishna lo fa per il proprio divertimento. E quando i devoti partecipano, stanno partecipando anche loro ai divertimenti di Krishna. Non è che il devoto come Krishna, il devoto non ha necessità, il puro devoto. Il puro devoto non ha necessità, quindi queste attività di cui noi leggiamo nelle scritture rivelate o nelle scritture vediche, quando noi leggiamo di queste attività, sia Krishna che i devoti entrambi partecipano a questo divertimento. Non ci sono contaminazioni materiali, non ci sono in mezzo delle caratteristiche materiali oppure degli scopi materiali oppure interessi personali da parte del devoto, per cui il devoto ha questo interesse personale e Krishna viene e glielo soddisfa. Non è così, il puro devoto non ha interessi personali, lui è l'unico suo interesse, l'unico interesse del puro devoto è quello di dare piacere a Krishna, basta. Quello è un aspetto collaterale, quello è una ricaduta. Quando Krishna fa una cosa, contemporaneamente ne fa tante, tante, tante altre. Cioè in quell'attività sono presenti tanti, tanti, tanti aspetti. Un aspetto, diciamo una ricaduta, è l'insegnamento per ognuno di noi. Però quando il devoto è presente in quel particolare divertimento, non è presente perché è così. Per esempio, se Srila Prabhupada, per farci vedere come si pulisce il pavimento del tempio, si tira su il doti fino alle ginocchia, prende lo straccio, lo mette nell'acqua, lo strizza e poi comincia a strofinare il pavimento, non significa che lui sia diventato un uomo delle pulizie. Il fatto che lo sta facendo per insegnarci non significa che è un lavoro che lui sta facendo, perché altrimenti come fa a vivere? Non è così. Quindi quando i devoti partecipano ai divertimenti di Krishna, non è che in quella particolare circostanza dove può sembrare che ci sia un qualcosa di materiale in cui Krishna interviene, no? Per aiutare, non c'è niente di materiale. È soltanto divertimento fra Krishna e i suoi devoti. Si divertono così. Krishna prende piacere nel dar piacere ai devoti, i devoti prendono piacere nel dar piacere a Krishna. Poi ci sono tanti insegnamenti per chi osserva. Quella è una ricaduta
a parte, è un aspetto all'atere, non è il punto chiave, non è quello l'aspetto principale di questo divertimento, cioè Krishna e i suoi devoti. Sono di beneficio per tutti, ecco perché Krishna manifesta, ecco perché permette anche alle anime condizionate a volte di vedere, apre le tende dell'illusione, dell'ignoranza, del mondo materiale, così anche le anime condizionate possono vedere, perché così rimangono attratte. Ci sono gli insegnamenti da mettere in pratica e c'è l'attrazione per diventare convinti nel voler mettere in pratica gli insegnamenti per raggiungere quella condizione. Quindi quell'attrazione è fondamentale perché quell'attrazione ci rende determinati nel mettere in pratica gli insegnamenti, che altrimenti uno magari si stufa. Quindi invece se vede l'obiettivo, questa attrazione rende, quando noi siamo attratti, quando noi vogliamo fare qualcosa perché vogliamo raggiungere un obiettivo al quale siamo molto attratti, non ci dormiamo la notte, non ci stanchiamo mai, non mangiamo. Ci sono persone che lavorano giorno e notte perché vogliono, sono così attratti da quell'obiettivo, le attrae così tanto che tutto il resto diventa meno importante. E così quando noi siamo attratti a questi divertimenti di Krishna, gli insegnamenti che da lì ne riceviamo, troviamo la determinazione per metterli in pratica costantemente perché vogliamo raggiungere quella condizione. Il puro devoto, ci la preoccupate, è così attraente che fa sì che chiunque sia entrato in contatto con lui ha provato il desiderio di diventare così. È così attraente la sua personalità, il puro devoto è così attraente che chi ne viene a contatto sviluppa il desiderio di diventare come lui. Quindi ci sono tutti gli insegnamenti, quando noi sappiamo che mettendo in pratica quegli insegnamenti si può arrivare a essere così, ad avere quindi la sua associazione, e l'associazione dei puri devoti, nasce o si mantiene la determinazione nel continuare nel tempo a mettere in pratica questi insegnamenti. Capito? Non c'è una cosa materiale dentro fra Krishna e i devoti. Posso? Certo. Mi domando se è possibile descrivere questa forza di attrazione di Dio o di Krishna, come vogliamo. Comunque, sì, Dio è generico, come se noi dicessimo, sì, so, gli, sì. È un umano, è sì. Un umano, però oltre che essere umano ha anche un nome, si chiama. Allora, diciamo, non è umano. Non è umano. È possibile descrivere questa forza di attrazione anche in un modo che mi sembra di aver trovato leggendo sia la Bhagavad Gita che anche qualcosa della Srimad Bhagavata. Sì. Allora, se Krishna è presente nei nostri cuori, di tutti, noi veniamo da lui e abbiamo con questa presenza un forte richiamo a tornare a lui, perché c'è questo andata e ritorno, no? Che in qualche modo descrive il perché siamo qui, o lo spiega magari. Comunque diciamo che per il momento lo descrive. Perché esistiamo, perché siamo qui. È possibile, sì, ecco, è possibile parlare di questa attrazione, perché, come del fatto che è presente già, è presente dentro di noi e chiama in qualche modo? Sì, il fatto che esistiamo perché Krishna manifesta infinite varietà e infinite personalità, perché la varietà e le relazioni sono parte integrante della felicità. In altre parole, non è possibile essere felici, gioire da soli. Se uno sta da solo, a un certo punto si stufa, va a cercare compagnia. Quindi, allo stesso modo, esiste questa caratteristica che per gioire bisogna
essere in compagnia. Esiste perché esiste in Krishna. Tutto ciò che esiste, esiste perché esiste in Krishna. Quindi, nonostante Krishna non abbia alcun bisogno di qualcosa di esterno a lui, ciò nonostante lui gioisce in compagnia. Allora perché non ha bisogno? Perché lui è infinitamente potente e lui può manifestare infinite personalità senza bisogno di dover prendere dal di fuori di lui qualunque cosa. Infatti questa caratteristica viene descritta come Atmarama. Atmarama significa felice in se stesso. Non ha bisogno... Perché Krishna è felice in se stesso? Perché lui può manifestare infinite varietà di personalità da solo. Non ha bisogno di appoggiarsi a qualche altro elemento esterno. Quindi Krishna manifesta infinite personalità. E queste personalità sono divise in varie categorie. Spirituali, non materiali. Sono la categoria, diciamo a grandi linee, la categoria Vishnu Tattva, dove Krishna manifesta un numero infinito di personalità che però sono non differenti da lui. In altre parole, che possiedono le sue stesse caratteristiche. Come quantità, sono potenti come lui, tutti onnipotenti. E poi manifesta anche invece le Jiva Tattva, che è la categoria a cui apparteniamo noi, che sono sempre un aspetto della sua personalità, però con quantità infinitesimale. Quindi, in un certo senso, anche noi siamo Dio, però noi siamo il Dio infinitesimale, e siamo tanti. Mentre lui è il Dio supremo. Qual è la differenza fra il Dio infinitesimale e il Dio supremo? È questa, che lui mantiene tutti e tutti gli altri sono sostenuti da lui. Fonte energia, l'energia serve la fonte. Questa relazione che ci lega a Krishna è una relazione di servizio, e la parola servizio implica in sé, contiene in sé il significato di amore. La parola amore senza servizio è una parola vuota, priva di senso, una parola vuota. Cioè parlare di amore senza prendere in considerazione l'aspetto di servizio è amore a chiacchiere ma non nei fatti. In altre parole, amore significa servire la persona amata, ovvero agire per il piacere della persona amata. Questo è servizio. La parola servizio significa agire per dare piacere alla persona servita. Se invece per servizio uno pensa che sia giusto essere retribuiti, quello non è più servizio ma è un rapporto di affari. Io lavoro per te perché tu mi paghi, quello non è servizio, si usa la parola servizio per... qui da noi si usa la parola servizio per indicare il lavoro, ma quello non è servizio, quello è un rapporto di affari. Quanto mi dai? Capito? Un rapporto di affari. Quanto lo paghi, quello che faccio per te? Se non, altrimenti non lo faccio, quello non è servizio. E allo stesso modo non è servizio quando c'è forzatura, quando uno è costretto, quando uno diventa servitore... Perché altrimenti se non mi servi io ti punisco, o io ti torturo, o in qualche modo sei costretto. Quello non è servizio, quello è violenza. È violenza, è diverso. Servizio significa voler agire per il piacere della persona amata. Anche la parola amore, per esempio, nel rapporto dell'unione fra un uomo e una donna, o due persone che si uniscono fisicamente, perché lo stesso atto viene chiamato in due modi diversi se una delle due parti è costretta? Per esempio, se una delle due parti si trova una pistola puntata alla tempia, dove gli si dice: se tu non ti unisci con me, io ti uccido. L'azione è la stessa, in entrambi i casi la stessa azione. Perché una viene chiamata amore e l'altra viene chiamata violenza sessuale? Perché? La stessa azione. Perché una è forzata, una c'è la costrizione. Giusto? Quindi, servizio significa agire per il piacere della persona amata, o di colui che viene servito. È spontaneo, non può essere forzato, altrimenti perde il senso, non ha più il senso parlare di servizio. Così... Il rapporto che lega Krishna con le entità viventi, con i suoi puri devoti, con tutte le entità viventi, è questo.
di servizio. Krishna agisce per il piacere dei suoi devoti e i devoti agiscono per il piacere di Krishna. È la relazione ideale che uno si aspetta fra le entità viventi, quando si parla di relazione di amore. Quindi la parola amore, se non è seguita subito, correlata proprio, la parola agire per il piacere dell'amato, è una parola priva di senso. Non è che io ti amo fino a che tu mi dai piacere, quando poi tu non mi dai più piacere non ti amo più, e ne cerco un altro. Quindi ti lascio, ci sono, nelle famiglie ci sono i divorzi, le separazioni, perché non c'è più piacere, quindi ti lascio. Quello non è amore, è travisata la parola amore in questo mondo. È distorta dalla idea travisata che ci genera il contatto con l'illusione, con l'energia materiale. Sì, il problema è che noi non dobbiamo porci tanto il problema se Dio ci ama e quanto ci ama, ma l'opposto, quanto noi amiamo Lui, questo è il punto. Se noi distraiamo la nostra attenzione verso qualche altra cosa, qualcun altro, allora noi stiamo tradendo continuamente in questa relazione che ci lega a Krishna, noi lo stiamo tradendo continuamente. Ciò nonostante Lui continua ad amarci e continua a essere presente qui con noi, all'interno di questo corpo, non ci sono solo io, c'è anche Krishna. Quindi Krishna, nonostante io costantemente, continuamente lo tradisca, perché mi innamoro di tutt'altro, di tanti altri, ciò nonostante, e lui non si sente tradito e si stizzisce, no, lui continua a venire insieme a noi, continua, anzi, continua a servirci, perché come dicevamo prima, la relazione di amore significa servizio reciproco, no? Bidirezionale. Lui continua a servirci perché noi abbiamo tutti questi desideri malsani, tutte queste voglie balorde in questo mondo materiale. Noi non potremmo fare nulla se non ci fosse lui qui dentro che ce lo permette. In altre parole, anche questo corpo non è controllato da noi. Per esempio, se io prendo un bicchiere d'acqua, lo porto alla bocca e bevo, no? Io cosa ho fatto? Ho solo desiderato bere. Solo desiderio. Ho manifestato un desiderio, quello di bere. Ho preso il bicchiere con l'acqua e ho bevuto. Ma come ho fatto? Io che ne so come ho fatto. In questa semplice azione, il corpo ha dovuto mettere in moto una serie di meccanismi complicatissimi, cioè impulsi nervosi che partono, che vanno, no? I muscoli che si... come si dice, si arrotolano uno sopra l'altro per ritirarsi, le coordinate per prendere il bicchiere dell'acqua invece che andare a casa, portarlo alla bocca invece che su un occhio, buttarlo chissà dove, cioè è tutto complicatissimo. Se dovessimo riprodurre, la robotica lo sa quanto è complicato, riuscire a riprodurre questa cosa con dei computer è complicatissimo. Vedi questi robot che si muovono, questi robottini sono maldestri, ci provano, cioè, è tutto complicato, no? Quanti calcoli sono stati fatti? Io ne sono consapevole, no? E chi è che ha messo in moto? Chi è allora che ha ordinato tutto questo? Chi l'ha fatto? Questo nessun cosiddetto scienziato del mondo materiale questo lo sa dire. Sono lontani anni luce da aver capito anche minimamente come funziona questa cosa. Eppure succede, chi c'è? Perché Krishna è qui, presente, dentro questo corpo insieme a noi. È Lui che noi desideriamo e Lui fornisce. E Lui sta servendo noi. Perché noi abbiamo dimenticato la nostra relazione con Lui, ma Lui non ha dimenticato la sua relazione con noi. Quindi se noi riusciamo a capire anche solo un piccolissimo aspetto, questo così anche poco poco, di quale sia la personalità di Krishna, di che tipo di persona Krishna sia, come si fa a essere invidioso di una persona così? Sarebbe impossibile invidiarlo, anzi ci sentiremo immediatamente un tuffo allo stomaco, qui una stretta allo stomaco, un tuffo al cuore, che sto facendo? Terribile, mi sto comportando in maniera terribile. E in effetti è vero, ci stiamo comportando in maniera terribile, cioè nonostante Krishna costantemente
è con noi e costantemente ci invita a ritornare, a uscire fuori da questa condizione penosa della immersione nell'atmosfera materiale. Quindi è infinitamente attraente. Cioè, chiaro, l'aspetto della relazione d'amore fra Krishna e tutte le entità viventi è la somma totale di tutte le relazioni, quindi è infinitamente infinitamente affascinante. C'è una domanda di Alfonso da Salerno che chiede: Alfonso, Hare Krishna a tutti, ma la natura materiale con le sue dure leggi non ti forza ad amare Dio, e quindi dov'è la libertà? Non ti forza ad amare Dio? La natura materiale, beh, mica è vero, la natura materiale ti aiuta anche in quello. Quando proprio sei così bastonato e così proprio senza speranza, quando non hai più nessuna speranza, vediamo che anche le persone più coriacee, alla fine, Dio mio, ti prego, aiutami tu, in qualche maniera si rivolgono a Lui. Quindi la natura materiale con la sua crudeltà comunque ci spinge verso Krishna. La natura materiale è crudele nel senso che la sua misericordia si presenta in maniera sotto forma di giustizia, la giustizia. Ognuno ha quello che si merita. Famoso occhio per occhio, dente per dente. Ognuno ha quello che si merita. Ma se non ci fosse questo dolore causato dalle punizioni, tra virgolette, che la natura materiale ci infligge, che poi sono punizioni che noi ci andiamo a cercare, nel senso che ce le creiamo da soli. Se non ci fosse questo dolore, mai gireremo la nostra attenzione verso Krishna, anche se non lo conosciamo. Io non so se esisti, però per piacere, se esisti, tirami fuori di qua. Quanti lo hanno detto? In quante situazioni? No? Quindi la natura materiale, a modo suo, ci insegna, ci spinge verso Krishna. Se non altro, ci spinge ad allontanarci dalle zone del pericolo. Per esempio, se io appoggio la mano su una piastra bollente della stufa, scotta! Ah! Il dolore mi fa allontanare da quella situazione pericolosa. Quindi il dolore che noi proviamo a causa di tutte le azioni sbagliate che noi facciamo in questa natura materiale è una forma di misericordia. Vedete Pinocchio di legno? Non sentiva il dolore, stava con le gambe vicino al fuoco, ha preso fuoco e non se n'è accorto. Se avesse sentito il dolore, sarebbe svegliato e avrebbe tolto le gambe. No? E così il dolore di per sé è anch'esso una forma di misericordia. Non necessariamente dobbiamo approfittare di quella forma di misericordia. Cosa migliore sarebbe evitare di fare ciò che poi, di fare azioni sbagliate, evitare di fare le cose, di fare male. Il peccato significa agire male, evitare di agire male, di fare male, così non proviamo male, il male non ci torna. E se ci sono le istruzioni che ci dicono, guardate, questo è bene, questo è male, se noi evitiamo ciò che è male, automaticamente siamo fuori da quel tipo di misericordia che poi, insomma, l'abbiamo avuta già così tanto, non c'è bisogno di continuare a riceverne. Possiamo farne a meno. C'è una domanda da parte di Roberto. Dice: caro Prabhu, potresti per cortesia dirmi se si cade dal mondo spirituale? In subordine, ho sentito dire che è come se ci si svegliasse da un sogno, ma non l'ho compresa bene. Potresti aiutarmi a capire meglio? Sono un ragazzo di 21 anni e vi seguo spesso, grazie. Hare Krishna, qual è il nome? Roberto. Roberto. Arrivo Roberto. Quindi questa domanda è una domanda da università. In altre parole, per comprendere la risposta a questa domanda
non basta soltanto la capacità di ragionamento e l'intelligenza, ma ci vuole anche la realizzazione pratica, l'esperienza. L'esperienza, cioè la realizzazione pratica, toccare con mano, insomma, è parte fondamentale, necessaria, una condizione sine qua non per poter comprendere. Ora, per chi, chi è abituato a ragionare, molta elasticità mentale, ci si può avvicinare, perché l'intelligenza è comunque vicina, è più vicina all'anima spirituale. L'anima spirituale è ricoperta da tanti strati materiali in questo mondo materiale, quelli più grossolani fino a quelli più sottili. E fra quelli sottili c'è la mente, l'intelligenza e la falsa capacità, cioè la capacità di identificarsi esercitata in maniera sbagliata, ovvero il falso ego. Pensare di essere qualcosa di diverso da quello che siamo. Però l'intelligenza, falso ego e l'anima, è un po' come se uno prende il cappotto, la giacca, la camicia, la biancheria intima. Diciamo, l'intelligenza è come la biancheria intima, più vicina all'anima. Quindi capirlo a quel livello lì è già un qualche tipo di realizzazione, non completa, perché serve comunque la realizzazione. Come abbiamo detto tante volte, per capire cos'è il miele non basta ascoltare tutte le descrizioni e le spiegazioni sulle sue componenti, ma bisogna pilarci il dito dentro e assaggiarlo per capirlo completamente. Però la parola cadere viene a volte male usata, nel senso che cadere implica un'azione non volontaria. È difficile che qualcuno cada volontariamente. Cioè, adesso cammino per strada, oh, adesso cado. Oh, no. Cioè, la parola cadere viene mal utilizzata in questo contesto. Nel senso che nella coscienza di Krishna, nella condizione originale dell'anima spirituale che vive nella coscienza di Krishna pura, non ci sono pericoli. In altre parole, il mondo spirituale non è un luogo pericoloso dove bisogna stare attenti, perché altrimenti ci possono essere trabocchetti e uno può cadere. In altre parole, Maya non arriva nelle attività del mondo spirituale, non si fa vedere, non si presenta. Non è come quella storia di quel personaggio dell'orrore, che aveva le unghie di ferro, come si chiamava? Kruger, che appariva, uno si addormentava e lui appariva nel sogno e ti trascinava giù all'inferno. No, non è così. Nel mondo spirituale non c'è pericolo, non ci sono pericoli, non ci sono trabocchetti e non c'è modo di inciampare, quindi non si può cadere. Ma come Krishna possiede, questo è un punto fondamentale per iniziare a capire questa particolare situazione nella quale ci troviamo. Come Krishna possiede, fra le sue qualità, la qualità della indipendenza. Krishna è indipendente. Come abbiamo detto prima, il sole mantiene i raggi del sole. I raggi del sole non sono indipendenti, perché dipendono dal sole. Ma in questo sillogismo il sole non dipende da qualche altra cosa. Allora, così, Krishna possiede come qualità anche la qualità dell'indipendenza, indipendenza suprema. E siccome noi emaniamo da lui, anche questa caratteristica dell'indipendenza è presente anche in noi. Però è presente come? In quantità infinitesimale. Come si riflette in quantità infinitesimale, non con la stessa quantità di Krishna. Allora, noi abbiamo una certa quantità di indipendenza. Perché l'abbiamo? Perché se non ce l'avessimo, saremmo automi. Se noi non avessimo la capacità di esercitare una certa capacità di indipendenza, saremmo automi. E non ci sarebbe relazione d'amore. L'abbiamo detto prima, nella relazione d'amore ci deve essere la volontà. La persona sceglie volontariamente di dare piacere alla persona amata. Non è che lo fa perché è programmato per farlo. Cioè, a Krishna non piace essere circondato da un numero infinito di automi. Persone. La relazione d'amore implica la capacità di libera scelta. E come si manifesta? Che ogni volta che io mi trovo di fronte a un bivio, se scegliere fra, in questo particolare contesto, se scegliere fra dare piacere a Krishna
o dare piacere a me, indipendentemente, io scelgo di dare piacere a Krishna. Questa biforcazione è presente costantemente, eternamente, in tutte le anime spirituali, anche nel mondo spirituale. Non è vero che uno dimentica tutto e diventa un automa, è automatico. Non è così automatico. È sempre un esercizio della propria volontà. È questo che rende la relazione vera, d'amore autentica. Se no, altrimenti... Quindi, questa capacità di esercitare la propria, il proprio libero arbitrio in maniera minuta, per quanto minuta, ce l'abbiamo sempre e non ci viene mai tolta. È eternamente con noi, perché? Perché è una caratteristica intrinseca della natura dell'anima spirituale, in quanto possiede le stesse qualità di Krishna. Quindi, quando noi esercitiamo male questa capacità di libera scelta, è lì che cadiamo. Allora, la domanda a priori, se fai così con la testa, significa che c'è qualche dubbio, dimmelo, però, se no non vado avanti. Cadiamo, sì, è lì che cadiamo. Quando esercitiamo male la nostra capacità di libera scelta, se no quando cadi? Libera scelta. Esercitiamo male la nostra capacità di libera scelta. Significa che è una volontà. Noi volontariamente ci allontaniamo dalla relazione, giriamo le spalle a Krishna, non casualmente. Sì, lì cadiamo. Perché? Che succede? Quando noi volontariamente decidiamo di volgere le spalle a Krishna, entriamo a contatto con l'energia materiale. Nel momento in cui noi esercitiamo questa libera scelta nella maniera sbagliata, che significa sbagliata? Non in accordo alla nostra natura. Noi siamo eternamente dipendenti da Krishna. Quando noi vogliamo agire in maniera indipendente da Krishna, in altre parole vogliamo essere Krishna, perché lui è il supremo indipendente, stiamo esercitando in maniera errata. Cioè, ma allora possiamo sbagliare? Se non potessimo sbagliare non saremmo in grado di esercitare il libero arbitrio. Questa domanda è stata fatta a Srila Prabhupada. Cioè, ma perché Krishna allora ci ha fatto che possiamo sbagliare? No! Prabhupada, sorridendo, ha detto, vuoi essere un automa, una macchina. È questa capacità di esercitare il libero arbitrio. E quindi, sì, servo Krishna? No, non servo Krishna. Infatti c'è Alfonso da Salerno che chiede, dice, ma allora o con me o contro di me? Sì, è così. O con Krishna, oppure vogliamo essere Krishna. E a questo punto che succede? Quando noi vogliamo essere indipendenti da Krishna, succede una cosa mistica, cioè come facciamo noi a pensare di essere indipendenti da Krishna se siamo sempre consapevoli che Krishna è lì, di fronte a noi, è costantemente presente? Come faccio a pensare di... mica sono scemo, no? Come faccio? Lo vedo che non è così. Allora, perché io possa esercitare questa... perché possa provare a fare questa esperienza, Krishna cosa fa? Krishna si nasconde. Praticamente ci fa entrare a contatto con l'energia materiale, in altre parole noi entriamo immediatamente a contatto con l'energia materiale, e l'energia materiale cosa fa? Ci fa dimenticare. Questa è la caratteristica, ci fa dimenticare Krishna. Perché noi non possiamo pensare di essere indipendenti se non dimentichiamo Krishna. Abbiamo detto prima, se io so che la luce esiste perché esiste la centrale, ma faccio a pensare che la luce esiste da sola, se non dimentico che esiste la centrale di Galileo, devo scordare che c'era il generatore, la centrale. Allora posso pensare che la luce esista da sola. Così io, per pensare che esisto per conto mio, che sono indipendente, mi devo scordare Krishna, altrimenti non è impossibile. Allora, cosa succede? Entro a contatto con l'energia materiale, e purtroppo l'energia materiale, poiché anch'essa è un'energia divina, dai viesha guna mayi, mama maya. Krishna dice mama significa non mi ama, significa mama è mia, significa questa energia divina è mia, perciò è divina, perché è mia. Duratyaya, tanto difficile da superare. In altre parole, l'energia materiale, per quanto sia inferiore all'energia spirituale di cui sono io costituito, cioè l'anima, mi copre, perché è più grande, mi affoga. È talmente grande che io non riesco a, come, no? L'acqua
non è più forte di me, ma un oceano in tempesta, se io sto dentro, è più forte di me. Capito? Quindi l'energia materiale è come un oceano in tempesta, mi ricopre e a questo punto cado. Quindi la caduta avviene quando noi, cioè nel momento in cui entriamo a contatto con l'energia materiale, dimentichiamo Krishna, lì diventa tutto pericoloso, lì possiamo cadere ad ogni istante. Infatti ci potete scommettere che si cade. Infatti Alfonso dice, allora non ci resta che piangere. Beh, a te no, a coloro che non conoscono Krishna non resta che piangere, a te no, tu ormai lo sai. Tu fai il morto, se fai il morto stai a galla, fai il morto materialmente. Se noi moriamo materialmente, quando la morte arriva non può fare niente, perché già che ti porta via? Già ti sei abbandonato. Il morto che significa? Uno si abbandona, no? Giusto? Krishna così dice, sarva dharma paritya già, dice abbandoni da me, lascia perdere tutto il resto, abbandonati a me soltanto. Mam e kam, sarva dharma paritya già, abbandona tutto. Mam e kam, solo a me. Abbandonati a me e lascia perdere tutto il resto. Se noi facciamo questo, siamo materialmente morti, e quindi quando la morte arriva non può fare niente. Sei già al di sopra della morte, sei già Mrityuharadas. La morte corre e non ti può raggiungere. C'è Pietra che chiede, si può avere una particolare preferenza per una divinità? Sì, sì, non c'è problema, non ti preoccupare. Tutte le divinità di Krishna sono perfettamente adorabili, però se tu hai qualche preferenza non ha importanza, poi ti passa, poi vedrai che poi li preferirai tutti. Poi vedrai che non c'è differenza fra una forma di Krishna e l'altra, non c'è differenza. E quando vedrai che non c'è differenza, a quel punto la tua attrazione specifica, quella vera, originale, per una forma di Krishna specifica si manifesta da sola. Adesso è un po' artificiale, che adesso questa attrazione è contaminata dalla nostra mente. Ma nel momento in cui saremo così puri che Krishna si farà vedere faccia a faccia, allora la tua specifica attrazione per una specifica forma di Krishna si manifesterà. Non ti preoccupare, dagli tempo, non essere... come si dice, non essere ansiosa nel voler avere subito. Però se c'è qualche forma particolare di Krishna che ti attrae, va bene, non ti devi sentire in colpa. C'è una domanda di Chandrakant dall'Inghilterra. Dice, in quali principali modi e metodi si può cooperare e soddisfare la realizzazione della suprema personalità di Dio, Krishna, e quali possono essere le migliori qualità di un buon devoto per unirsi a Krishna, e come si può capire e si può convincersi che abbiamo raggiunto il traguardo finale, la Krishna Loka, e che Krishna ci piace e che è contento di noi. Grazie Prabhu per la sua sempre ben lieta risposta. Haribol, tutti i devoti in Italia e nel mondo. Haribol. Beh, la compagnia di un puro devoto non è una condizione, non è un'opzione. Cioè, il maestro spirituale, puro devoto, che ci guida nella pratica del servizio devozionale, non è un'opzione, è una condizione sine qua non. Non è possibile ritornare alla coscienza di Krishna senza l'associazione attraverso le istruzioni, seguire le istruzioni di un puro devoto. Quindi il modo migliore è quello di seguire con sincerità le istruzioni che ci vengono elargite da un puro devoto di Krishna. Se non è un puro devoto non può essere un maestro spirituale. Uno può mettersi tutte le etichette che vuole, ma se non è un puro devoto di Krishna non può essere maestro spirituale. Può essere maestro ma non spirituale. Allora noi dobbiamo accettare tad vidhi pranipatena pari prasnena sevaya,
Soltanto chi vede la verità, chi vede la realtà, la verità assoluta in faccia, ce la può donare. Quindi dobbiamo assolutamente, se vogliamo ritornare a casa da Krishna nel mondo spirituale, dobbiamo accettare un maestro spirituale autentico, un puro devoto di Krishna, e seguire le sue istruzioni. Quindi questo è il metodo e questa è la maniera più appropriata. E come facciamo a sapere quando abbiamo raggiunto la meta e Krishna è soddisfatto? Se tu hai fame, senti il bisogno di mangiare e mangi, se stai mangiando nella maniera giusta, il cibo giusto, la quantità giusta, a un certo punto ti senti sazio. Non c'è qualcuno che deve venire a dirti: guarda, adesso sei sazio, convinciti, io adesso ti convincerò che tu sei sazio. Non c'è bisogno, tu sei sazio. Se tu hai preso il cibo giusto, nella maniera giusta, nella quantità giusta, diventi sazio, non ti senti male, non ti senti pieno, non ti senti che scoppi, non ti senti intossicato, quel fegato a pezzi, ti senti sazio. Quindi, quando sarai sazio te ne accorgerai, non ti preoccupare. Quando vedrai Krishna faccia a faccia non ci sarà bisogno di qualcuno che ti viene a spiegare se hai raggiunto la pura coscienza di Krishna o no. C'è una domanda da Fabiola, da Siena. Arrivo, Fabiola. Dice: Hare Krishna a tutti. Siccome sto lavorando in un ristorante, volevo sapere se posso offrire il cibo cucinato da altri e anche i prodotti acquistati da loro, ad esempio frutta, verdura, latte. Grazie, un abbraccio a tutti, a Lilla e a tutti quanti. Sì, può offrire tutto, meno carne, pesce e uova. Sì, sì, lo può offrire, va bene. Così prendo tutti i passati. Ovviamente tu ne offri una piccola parte, la metti da parte, la offri, così tutte le persone che vengono lì inconsapevolmente rispettano il passato. Brava, hai visto però come ci hai pensato, brava. Poi c'è Maurizio che chiede: Arrivo, Maurizio. Hai detto che Arjuna non è illuso, ma Krishna nella Bhagavad Gita sostiene il contrario. E poi dice: perché se Krishna è infinitamente affascinante, quando è venuto non ha affascinato tutti? Sappiamo che pochi, pochi lo hanno riconosciuto come tale. Beh, Arjuna gioca la parte di un'anima condizionata. Infatti quando Krishna vede che Arjuna si comporta come uno di noi, sorride. Questo sorriso è spiegato come Krishna che apprezza il fatto che la sua energia materiale funzioni così bene, e quindi Arjuna si sta comportando come un'anima condizionata, proprio perché tutte le domande che Arjuna fa a Krishna sono le domande che dovremmo fare noi, quindi Arjuna prende la nostra parte. Però Arjuna, essendo un puro Krishna, Arjuna sono insieme una delle manifestazioni eterne di Krishna, e il loro passatempo, il loro divertimento va avanti eternamente. Quindi Krishna e Arjuna insieme formano Arjuna Krishna, questa particolare attività, e non finisce mai, eterna, esiste eternamente. Cioè, eternamente Arjuna fa le domande, eternamente Krishna risponde. Quindi sì, Krishna ha messo Arjuna in una condizione simile a quella nostra in quel momento affinché Arjuna facesse tutte le domande necessarie. Però poiché Arjuna non è un'anima condizionata, le domande che fa sono proprio perfette, sono perfette per noi. Fa le domande perfette, fa proprio le domande necessarie perché Krishna possa rispondere nella maniera perfetta, così che ognuno di noi possa ascoltare queste perfette risposte. E poi non è vero che Krishna non ha attratto tutti, anche coloro che non lo hanno riconosciuto erano attratti da lui.
Ognuno lo vedeva secondo il proprio livello di coscienza, ma tutti erano attratti. Chi lo vedeva come un bellissimo principe, un giovane meraviglioso, chi lo vedeva come la morte in persona, le persone demoniache, chi lo vedeva invece come la persona suprema, i devoti. Quindi tutti sono rimasti attratti, ognuno secondo il proprio livello di coscienza, in maniera diversa. Anche le persone demoniache, che lo volevano combattere, erano molto attratte da lui, però lo vedevano come la morte in persona. Infinitamente affascinante non significa soltanto la parte, quella che noi consideriamo bello. Ci sono persone che sono anche affascinate e attratte dall'orrore. C'è un mercato enorme di firme dell'orrore. Allora come mai? Come mai esistono le firme? C'è un mercato, vendono così tanto le firme dell'orrore? Perché ci sono le persone che sono attratte da questi aspetti del truculenti proprio, di attività terribili. E quindi Krishna manifesta tutto, anche quegli aspetti manifesta Krishna. Quindi coloro che sono attratti da ciò che è terribile sono comunque attratti da Krishna. Krishna ha degli aspetti che sono terribili anche. Per coloro che lo vogliono vedere così, lui possiede anche quegli aspetti. Quindi infinitamente affascinante significa che possiede infinite qualità in quantità infinita, svolge infinite attività in varietà infinita, è tutto infinito in tutte le direzioni, capito? Due domande lunghe? Quanto lunghe? Dillo tu, però io non lo so perché ci sono altre due domande, però ci scusiamo, la prossima volta risponderà il grande Prabhu, chiunque farà la lezione risponderà a queste due domande. Grazie perché per la pazienza. Perché come mai non possiamo rispondere adesso? Perché dillo. Perché? Perché Lila Vilasini ha detto che è frustrato. Perché Lila Vilasini imperativamente ed è ora di prendere il prasada, ma il prasada non può aspettare, è Krishna stesso. È vero, ha ragione. Quindi poi perché in seconda va bene, d'accordo. Okay, ringraziamo. Grazie a tutti per il tempo dedicato ad ascoltare la coscienza di Krishna. Rammento che fosse l'ascolto della radio, che state ascoltando Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89 e 500 MHz. Il sabato pomeriggio alle ore 6 il programma viene anche trasmesso attraverso la rete internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, Krishna K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com. Qua vi trovate il collegamento alla diretta Terni e anche una specie di chat dove chi vuole può scrivere le domande alle quali poi risponderemo alla fine del programma come abbiamo fatto oggi. Quindi grazie a tutti per l'ascolto. Adesso riprendono le normali trasmissioni di Radio Krishna Centrale. Hare Krishna. Shrila Prabhupada ki jai.